Con la nostra memoria, col nostro ricordo, tenderemo e tenderemo assolutamente a non rendere vane queste morti, perché sono morti per la nostra terra, sono morti per combattere la mafia e sono morti per dare un futuro migliore alla nostra terra. Quindi quello che vogliamo consegnare, il messaggio che vogliamo consegnare è il messaggio del ricordo e della memoria. Senza la memoria non si fa futuro. E quindi non ci stancheremo mai di fare memoria, non ci stancheremo mai di ricordare i nostri eroi, non ci stancheremo assolutamente. Io ringrazio Peppe Profita che ha voluto portare oggi il lenzuolo che ha acquistato quando è stato celebrato il funerale di Paolo Borsellino. E quindi ricordare oggi lui e tutti gli uomini della scorta per noi è un atto di dignità, di grande dignità nei confronti di questi uomini e della nostra terra. Io desideravo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine in primis, perché consentono alla nostra terra di avere un percorso civile. Quindi desideravo passare la parola, ringraziare l'amministrazione comunale e passare la parola a chi rappresenta oggi la nostra città. Il sindaco è assente per ragioni istituzionali, ma abbiamo il vice sindaco, l'avvocato Licia Fullone, che darà il saluto. Sì, grazie Fabio. Io sono qui oggi insieme all'assessore Lo Bianco e all'assessore Loredana Bellavia, proprio in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il sindaco a Roma per precedenti impegni istituzionali. Innanzitutto voglio ringraziare l'Associazione Futura e in particolare il presidente Fabio Lobono per avere pensato di organizzare questo.
appuntamento e ringrazio tutti voi per essere presenti. La vostra presenza è molto importante. Questo è un momento di commemorazione, è un momento di ricordo. Ricordo di un evento che sono sicura si è impresso nella memoria di tutti voi. Io personalmente ricordo esattamente dove ero, cosa stavo facendo, quando ho ascoltato alla radio, perché ero in macchina con la mia famiglia, con i miei genitori, avevo 15 anni, ero in macchina con mio padre, e abbiamo ascoltato alla radio la notizia della strage di Via D'Amelio. Non potrò mai dimenticare dove ero, cosa stavo facendo in quel momento, perché è stata una notizia che, anche se avevo appena 15 anni, quindi un'età in cui ancora una certa sensibilità magari non si è maturata del tutto verso determinate problematiche, però invece è stato un evento che si è impresso nella mia memoria e sono sicura che ognuno di voi ha il suo ricordo. Per esempio Peppe Profita mi raccontava poco prima di iniziare di questo lenzuolo che ha acquistato e che conserva in casa come una reliquia. È importante conservare il ricordo di quello che è successo, ma è ancora più importante conservare gli insegnamenti che il giudice, l'uomo Paolo Borsellino, insieme a Giovanni Falcone, insieme a tutti gli altri uomini dello Stato che purtroppo sono stati uccisi per mano della mafia mentre compivano il loro dovere, è importante conservare il ricordo dei loro insegnamenti, e credo che uno di questi insegnamenti sia il rispetto della legalità. La legalità noi dobbiamo coltivarla nelle nostre case, perché la dobbiamo insegnare ai nostri figli, la dobbiamo coltivare nelle scuole, perché è un preciso dovere degli insegnanti insegnare la legalità a quelli che saranno i futuri cittadini, la dobbiamo coltivare nel luogo di lavoro, quindi negli uffici, ovunque noi lavoriamo. Dobbiamo, soprattutto con l'esempio, quindi con l'azione, dobbiamo agire nel rispetto della legalità, e sarà il nostro esempio, così come è stato l'esempio di Paolo Borsellino e degli altri uomini come lui, è stato l'esempio che poi ci ha formato, plasmato, ci ha fatto crescere, ha fatto maturare in noi sentimenti importantissimi che sono la legalità, il rispetto reciproco, il dovere, il senso del dovere, lo spirito di servizio, soprattutto per chi riveste un ruolo istituzionale come noi oggi che siamo qui appunto in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Quindi grazie Fabio, grazie alla tua associazione per aver voluto questo momento, noi ti ringraziamo con un applauso per l'importanza. Grazie a te, grazie all'amministrazione comunale. Io desideravo dare la parola al nostro assessore alle politiche sociali, perché anche in questi momenti un momento importante passa al sociale. Sicuramente, sto ritornando da Palermo dopo una giornata intensa. Anch'io, devo essere sincera, ricordo molto quei giorni, è stato l'anno in cui mi ero sposata, quindi in prossimità del mio matrimonio era morto prima Falcone, e mentre ero in viaggio di nozze è morto poi Paolo Borsellino. Tutto questo ci ha fatto sempre, adorare questi uomini, perché sono stata sempre una delle persone che ama la legalità, ama il prossimo e soprattutto chi ha più bisogno. Sono state due persone che mi hanno portato sempre ad avere il massimo rispetto nei confronti degli altri, cosa che secondo me ci hanno insegnato. Quindi la lotta verso la mafia, la lotta a chi prevarica sul più debole, è una cosa che veramente mi ha portato negli anni ad avere sempre più rispetto nei confronti di chi ha più bisogno di noi, sperando che mai nessuno possa andare a contagiare soprattutto chi è più debole. Quindi veramente spero che in ognuno di noi nasca questo senso di partecipazione, soprattutto verso coloro che hanno bisogno, ed è una cosa che mi porterò sempre dentro e spero di poter continuare a fare anche nel mio mandato. Grazie a tutti. Grazie Rosa. E per concludere il giro istituzionale desideravo invitare al saluto l'assessore alla cultura del nostro comune, la professoressa Loredana Bellavia. In apertura ringrazio l'associazione Futura per questa preziosa opportunità di collaborazione. Io penso che termini
debba nutrirsi e alimentarsi attraverso un continuo confronto tra le istituzioni e il mondo dell'associazionismo, un mondo dell'associazionismo che vedo prolifera, sano e sempre più numeroso. Quindi grazie Fabio. Entro nel merito dell'organizzazione della manifestazione di oggi. Quello che mi colpisce è la spontaneità. Non ci sono palchi, non ci sono microfoni, perché quando c'è sentimento, quando c'è partecipazione, quando c'è condivisione, non c'è bisogno di grandi cose per mobilitarsi. E oggi noi siamo qua insieme a ricordare con poco, ma in realtà con molto. Il ricordo, la storia, il ricordo che fa la storia e la storia che fa il ricordo. Senza questo siamo nulla. Che cosa ci differenzia dalle bestie? Con tutto il rispetto nei confronti degli animali, che pure loro sono capaci di una bontà infinita e che non conoscono l'uomo, l'odio dell'uomo, e che costituisce l'odio, la capacità di odiare da parte dell'uomo è il limite della sua umanità. Ma che cosa differenzia, con tutto il rispetto nei confronti del mondo animale, l'uomo dalla bestia? Attraverso il ricordo, la capacità di modificare i propri comportamenti. Non siamo determinati e siamo liberi! Siamo liberi di dire no alla mafia, tutti insieme, qui, oggi. Ma siamo anche liberi di sposare un'idea dello Stato che si alimenti di legalità, di legge, ma soprattutto di etica. Perché io non vedo questi mondi come separati. Se c'è legge, c'è morale. Sono dei principi morali universali ai quali poi il legislatore si ispira nel confronto con il divenire dei costumi di una società, nello strutturare le leggi. E credo che Falcone e Borsellino ispirino, incarnino in toto questi valori morali di carattere universale, e per questo non moriranno mai, non moriranno mai nei nostri cuori. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere il figlio, non ho avuto il piacere di conoscere il padre, ma ho avuto il piacere di conoscere il figlio, e guardando negli occhi di Manfredi durante la mia dirigenza a Cefalù, lui era vicequestore aggiunto presso il comune di Cefalù, ho letto tanta pulizia ma anche tanto dolore e smarrimento, un dolore e uno smarrimento che non si è perso nel tempo ma che lui conserva nel suo cuore. E noi, col nostro esempio quotidiano, perché la legalità, come ha detto giustamente sia Alicia che Rosa, la legalità non è un principio astratto, la dobbiamo vivere, e vivendola concretamente ogni giorno con impegno potremmo evitare che questi dolori si perpetuino e queste tragedie si moltiplichino in altri cuori, e che ciò che è successo non accada mai più. Auguriamocelo. Grazie. Grazie assessore, grazie Loredana. Io avevo il piacere, perché lui è stato a fianco a me a organizzare questa cosa, desideravo che Giuseppe Profita, presidente di Casa Artigiani di Termini Imerese, dia il proprio contributo a questa iniziativa. Brevissimamente, buonasera a tutti. È una folla spontanea, qui non ci sono cori politici, non ci sono diciamo filo, movimento, è una cittadinanza spontanea riunita in questo momento toccante. Posso soltanto dire una cosa, un esempio, un qualcosa che ho vissuto quel giorno. Avevo 25 anni, la rabbia di questo barbaro omicidio che è successivo a quello di Falcone. Presi la macchina, partì da Termini insieme a mia moglie e siamo andati a
rendere omaggio alla salma di Borsellino, la polizia allora, pur di proteggere i politici di allora, che non erano dei politici, ma lascia voi immaginare, ogni interpretazione, non ci fece passare. Allora io, preso dalla rabbia, insieme ad altri ragazzi, abbiamo forzato il muro della polizia, ci hanno fatto passare, dicendo ai poliziotti, noi vogliamo andare a onorare i vostri colleghi, fateci passare. Noi siamo riusciti ad aprire questo cordone della polizia e siamo andati a rendere omaggio alla salma di Borsellino. Questa rabbia è quella che ci fa andare avanti. Siamo noi, i genitori, noi padri, noi uomini che dobbiamo avere quella rabbia di combattere giorno per giorno e dare noi l'esempio a questi figli, a questi ragazzi che sono qua presenti, dobbiamo dare noi l'esempio. Non soltanto le forze dell'ordine, i politici, ma noi uomini, le madri, dobbiamo dare l'esempio della legalità. Andiamo avanti così. Grazie. Una testimonianza vera, una testimonianza di una persona che è stato spinto dal desiderio, dalla voglia, dalla rabbia di voler rendere omaggio a una persona, come dicevo, che ha segnato il cammino e tutta la vita della nostra terra e la vita di tutti noi. Io mi dicono che è arrivato l'altra istituzione cittadina, quindi il presidente del nostro consiglio comunale. Invito lei al saluto in questa iniziativa, per poi passare al momento di poesia e poi cedere la parola alla religione, perché qui con noi l'arciprete, l'amatissimo arciprete della nostra città, Don Francesco Anfuso, a quale io sono legato particolarmente, quindi sento che sono di nuovo. Quindi parola al Presidente del Consiglio per un saluto all'iniziativa. Buonasera a tutti, mi chiedo scusa per il ritardo, ma per un altro impegno ho dovuto portare ritardo a questo. Non perché questo non sia importante, anzi questo è quello più importante sicuramente di questa giornata. Ringrazio l'associazione di aver invitato me, l'amministrazione, e ringrazio voi di essere qui presenti oggi, perché questo è un momento che penso che non debba essere soltanto quello della commemorazione o del ricordo. Sono passati 25 anni e 25 anni sono tanti. In 25 anni c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi oggi a 25 anni. L'epoca è cambiata perché con i cambiamenti che ci sono stati da un punto di vista sociale, politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista anche tecnologico, se ci voltiamo un attimino indietro e guardiamo, 10 anni sembrano un'altra epoca. Però una cosa è rimasta, perché se ancora oggi vediamo i bambini qui, ho voluto portare anche mio figlio, se vediamo qui i giovani, vuol dire che il sacrificio di questi uomini, il sacrificio di questi eroi, sicuramente è servito a qualche cosa. Io c'ero, nel 92 io c'ero, come tanti di noi, e sicuramente in quel momento abbiamo pensato, in quel periodo lì, che tutto stava quasi per finire, che non c'era speranza, eravamo quasi tutti senza speranza, ci guardavamo e dicevamo ma che dobbiamo fare? Però ricordo ancora le parole della moglie di un altro eroe, ricordo le parole del Papa, in quel momento lì, quelle parole proprio di monito, e da lì forse è nata la speranza, da lì è nata la speranza di reagire, perché uomini come Falcone, uomini come Borsellino non volevano soltanto il ricordo e il dolore, ma volevano l'azione, volevano che qualcuno si armasse veramente di speranza e di coraggio per fare quello che oggi siamo riusciti a fare. Oggi dobbiamo dire che l'abbiamo combattuta, e se non per tutto, ma la stiamo vincendo questa battaglia, perché è giusto così. Noi dobbiamo dire che l'abbiamo vinta, non dobbiamo essere pessimisti e dire ma ancora, vero, ancora c'è, ancora probabilmente in alcuni contesti ancora esiste, però noi, così come ha detto quelle bellissime parole che io non dimenticherò mai, le idee passano, ma le... Cosa passa? Gli uomini passano, ma le idee restano sulle gambe di altri uomini. Ed è questo, noi passiamo anche politicamente, noi siamo di passaggio, ma
ma quelle che devono restare sono sicuramente le nostre idee, credere in qualche cosa che sia giusto, e quando il bene è giusto ed oggettivo, quello non passerà mai. La nostra speranza siete sicuramente voi, e sono sicuramente loro, oltre che il nostro futuro, anche il nostro presente. Grazie. Grazie, grazie a te, Presidente. È proprio il passaggio dei giovani, perché è quello che noi vogliamo consegnare, il testimone che vogliamo consegnare a loro. Quindi fare memoria, fare storia, perché i ragazzi possano non dimenticare. Io passerei la parola a due nostri concittadini che in maniera libera, in maniera spontanea, sì, partecipano a questa iniziativa con delle poesie che ricordano il momento e che danno la sensibilità di questo avvenimento. Angelo Casale. Onore, quanto morti in tasta terra, tutti orna paremo in guerra, ogni strato un mazziciore, ognuno c'è tumore, famiglie sane molto ammazzate, amici e parenti tutti sparati, di sireni di volanti pinna poco un succhio un niente, ma ne fosse cosa giusta ammazzare gente onesta. Onestà, sta parola fu piantata in tasta Sicilia martoriata, da Chinnici, Levatino, da Montatto e Borsellino, da Falcone scopellite e tant'altri magistrati. Chi sti su gente d'onore? Gente sana, di valore, capitovire e più giustizia, lasciano le famiglie in da disgrazia, ammazzate senza pietà, senza rispetto, né umanità. Vanto, orgoglio e gloria infinita, il lanci lì da scorta che persero la vita. Purtroppo su tanti sti poliziotti, ma cincola a diri a onori ridotti. Walter, Claudio, Vincenzo, Emanuela e Agostino. Lanci lì Camurero con il giudice Borsellino. L'unica strada che porta libertà è la strada da legalità. Bravo! Grazie Angelo, grazie per il tuo contributo. Rosaria. Vittime innocenti, sentiti, ascutati, chi sciazze sto lamento? Filmamo in un momento, attintavo di un livello, sto chiamo, sti grida e sto tormento. Ma è la nostra amata terra che piange e si dispera vista guerra. Quanto sciaggi, quanto viti ammazzati, quanto lacrime foro vessati dall'amici, parenti e conoscenti di tutti sti vittime innocenti. Falcone, Borsellino e padri pugliesi e auge ammazzati in te vicini paesi. Solo picchi a Ligi volevano fare rispettare. Ligi amavano assai sta terra martoriata, spiravano ogni giorno di virilla liberata. Alla mafia e tentacoli ci volevano tagliare, a così tu affari potevano più arrivare. Volevano che i nostri figli un futuro più sano, basato sulla legalità, un rispetto e più tutto un giovacchio onesto. Chi di Galleggiarero o l'altro ci camminavano, si fingevano amici e si l'abbracciavano, ma i gisti cosi già li sapevano, pur che a morti l'aspettava, non si scantavano. Vissero sangue per combattere in una guerra e cercare di liberare da mafia sta tormentata terra. Ma o sacrificio di sti grandi uomini di valore, un fui pennente vano e mai scordato. Da ogni parte del mondo, ancora oggi, di tutti viene ricordato. Grazie. Grazie. Anche lui, vittima. Arcobaleno. Chiusi in un mondo spietato, è un girone dantesco questo rione, zittiti da un cancro che uccide, sottomessi a coloro che tutto sanno, tutto possono, ormai un sole sbiadito non riscalda, per chi ha fame di giustizia un tormento, vita impossibile la loro. Bambini, ragazzi, preda di bestie senza legge, mogli, madri, senza lacrime, troppi lutti, gioire, ricordi un malontano, sono padroni anche dei loro pensieri. Settembre si affaccia sonnolento e pagato, accompagnato da un vento di scirocco. Il sole oggi brucia, riscatta, sembra un altro sole. Fermenta all'alba, a brancaccia c'è un nuovo prete, sorriso e allegria. È quel lui il sole che riscatta. Esile uomo, forte nello spirito, mai stanco, una carezza e un abbraccio per tutti. Padre Pino, in punta di piedi senza rumore, tutto stravolge, non con l'odio, ma con l'amore. È il vento che rinfresca, è la luce che risplende, un angelo tra la gente. Brancaccio ritorna alla vita, nei suoi gesti, umiltà la sua. Ora la gente parla, prega, ride, sogna.
giorni di quotidiano lavoro, di fatiche e sudore, paure irvalentane, ma mai finite. L'animale ferito ruggisce ancora, non accetta il rifiuto, la negazione, non può perdere, è ancora potente. Nuovi figli nella nuova regnatera. Padre Pino lo ha capito, ma non gli importa. Il pensiero va ai ragazzi che ha cambiato, loro sono la sua vita. Tutto cambia in pochi atti. Spento questo sole, ma nel cielo splende una nuova stella. Due crudeli bestie l'aspettano davanti la porta, gli tolgono l'ultimo respiro per il suo compleanno. Ti aspettavo, dice Padre Pino, ma li perdono. Ancora amore per tutti, pure per i carnefici. Padre Pino Puglisi, un uomo semplice che ama, che perdona. Un arcobaleno di mille colori che tutti guardano, anche a quella a cui non piace. Grazie. Grazie. Adesso andiamo alla conclusione. Passo la parola al nostro arciprete per la benedizione di questo momento, per questo passaggio sacro che fortemente ho voluto e a cui credo e che chiedo sempre in maniera affettuosa la sua partecipazione. Io vi volevo invitare, dopo la conclusione della preghiera del nostro arciprete, ad accendere i ceri che vi sono stati distribuiti, li poniamo sotto il banner di Borsellino. E poi un bambino, una bambina, adesso non lo so chi è stato individuato, ha un mazzo di fiori. Possiamo il mazzo di fiori. Ceri non ce ne sono più. E ascoltiamo a conclusione il nostro inno nazionale, che in maniera magistrale ha cantato Sofia. Io desidero ringraziarla, desidero farle un applauso prima di chiudere. Grazie Sofia. Io penso che... Penso che la preghiera è già stata detta abbastanza bene da Casale, però una cosa sola volevo dire. Ha detto padre Pugliese, però ha detto che padre Pugliese ha istituito un centro chiamato Padre Nostro. E dire Padre Nostro, che non è una formuletta, ma è modo di essere, non è il recitare una pregherina, ma è un modo di essere, Padre Nostro. Ma mi voglio fermare senza spiegarlo all'inizio della seconda parte. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, quando è di più, è l'ultima, e liberaci dal male. Il male è dentro di noi. Dio non ha creato il male, Dio ha creato tutto bene, ci ha dato le pulsioni per amare gli altri. Quando queste pulsioni non vengono gestite bene, e allora ecco che nasce il male. Quindi il male è dentro di noi. Quindi padre Puglisi, dicendo centro Padre Nostro, ti ha detto tutto. Dacci pane quotidiano, quando non vogliamo di più, mafia, politici, padrini, tutto sbagliamo. Liberaci dal male, non che viene da fuori, ma dentro di noi. Le pulsioni a Dio ce l'ha date per rendere felici gli altri. Se li gestiamo male, e allora, ecco, avviene quello che avviene. Liberaci dal male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma rimetterci al male. Ora potete accendere, continuo ad appoggiarmi a lui perché è un po' di sciati che dite, ecco, stanno andando bene. Grazie a tutti, depositiamo i ceri, buone fiori là sul... Che cosa, Sofia? Dobbiamo depositare i ceri dove? Possiamo, vero? Sì. Vai, Sofia.
Scegli dove vanno le depositate. Qua sotto al giardino.